Ciao e benvenuti in un nuovo corso dell'Leroy Merlin Lab, uno spazio in cui condividiamo tecniche, trucchi e consigli per migliorare la casa e il modo in cui la viviamo. E di nuovo con noi Matilde Prestinari. Ciao Matilde e bentornata nel nostro lab. Sui social si descrive come un mix di disagio e autoironia e possiamo confermarvi che è tutto vero. È tutto vero, è tutto vero. Ciao a tutti e grazie per questo nuovo invito. Oggi vi mostreremo come rinnovare le pareti di una stanza con una pittura decorativa a calce. Come vedrete è molto più di una semplice vernice. È un prodotto minerale a base di puro grassello di calce che crea l'effetto delle pareti di una casa d'epoca. Ed è davvero semplice da applicare, assolutamente adatta a fai da te. Quindi non serve un professionista. Anche se comunque dopo aver dato la resina sul paraschizzi della cucina posso dire che mi sono alzata di livello, così. Decisamente. Se non avete visto il video sul relooking della cucina andate a vederlo perché merita. Comunque Matilde, raccontaci che cosa ti ha colpito di questo prodotto quando l'hai visto in negozio. Prima di tutto ti dirò il colore, che è opaco, intenso, però anche bello luminoso. E io l'ho scelto di Woodland Spirit, una tonalità verde bosco che mi è piaciuta molto, devo dirti. Sono disponibili ovviamente 12 colorazioni e ti dirò che sono tutte bellissime. Poi il prodotto ha un'anima creativa, non è un colore piatto. Interagisce molto bene con il supporto, quindi in ogni parete si creano ombreggiature, profondità uniche e soprattutto se si scelgono tonalità più scure. E poi lo vedo bene in ambienti classici e per contrasto in ambienti così ultramoderni. Ultima cosa, si può applicare anche su mobili e porte. Aggiungo altri due vantaggi, un po' più tecnici. È super traspirante, quindi vi aiuta su una parete che ha problemi di umidità o che ha avuto problemi di muffa, che ovviamente dovete aver risolto con prodotti specifici. Non sporca al tatto e non sfarina. Una volta a contatto con l'aria, si trasforma in una superficie compatta, resistente e duratura. Direi che abbiamo detto tutto. Passiamo all'applicazione? Passiamo all'applicazione. Ci serviranno fondo per line paint, pittura decorativa a calce, consolidante, che è facoltativo. Come attrezzi useremo rullo, pennelli piatti, secchio, vaschetta, miscelatore per pittura, per preparare l'area di lavoro, nastro per mascheratura, telo di protezione. Iniziamo con le verifiche di rito. Dobbiamo controllare che la parete sia pulita e ben asciutta in profondità. Se la superficie è polverosa o sfarinante, va trattata prima con una mano di consolidante e lasciata asciugare per 4 ore. Vedo tra l'altro che avete già coperto sia il battiscopa che il pavimento. Sì, esatto, ovviamente mascherate tutto quello che non potete spostare. Per prima cosa dobbiamo applicare il fondo. Su una parete potete applicare direttamente il fondo. Su superfici non assorbenti, come un mobile o una porta di legno trattato, prima di tutto dovete applicare una mano di primer universale, lasciarlo asciugare per 24 ore, poi applicare il fondo. Per verificare se il supporto è assorbente, fate cadere una goccia d'acqua e controllate se viene assorbita oppure no. Dobbiamo diluirlo al 10% di acqua. Quindi versiamo nel secchio 750 ml di fondo e poi aggiungiamo 75 ml di acqua, corretto? Esatto. Intanto mescolo. Vado. Mi raccomando, mescola molto bene. Yes, ormai ho imparato. Ma toglimi una curiosità, il fondo va sempre applicato anche per dire se ho una parete appena fatta bianca? Il fondo rende la parete meno assorbente e le imperfezioni meno evidenti. In questo caso è necessario perché fa da ponte tra la superficie e la calce. Mescolato così va bene. Oh, perfetto. Partiamo. Inizia ad applicarlo con il pennello vicino al battiscopa, poi sulla parete con il rullo. Perfetto. Lo scarico un po' qua, sempre? Sì, scaricalo un po'. No, è sempre bellissimo il primo. Bello. Ma devo
fare le passate in un certo modo o come viene? Come una pittura normale. È vero che in fondo, ma è sempre meglio darle bene le rullate, perché rischierebbero di vedersi. E se è sporco in giro? Si pulisce semplicemente con acqua e spugna. Ah, ok. Comodo. Ma noti un netto miglioramento, no, dalla scorsa volta? Ormai sei una professionista. Fatto. Ora quanto dobbiamo aspettare? Dobbiamo aspettare 4 ore. Porca. Vieni che ti offro un caffè. Oh, lunghissimo, eh? Lunghissimo. La parete è asciutta, quindi passiamo alla pittura decorativa. Possiamo utilizzare le due tecniche, a nuvola o a tinta piena. A nuvola tutta la vita. Non avevo dubbi. Apri la latta e mescola molto bene, perché sedimenta. Poi diluiscilo, questa volta al 40%. Preparo metà barattolo, ok? Quindi verso 375 ml di prodotto e lo diluisco con 150 ml di acqua e mescolo benissimo. Esatto. Vediamo con metà. Acqua. Olè. Non vedo l'ora di provare. Deve essere perfettamente omogenea. Dobbiamo creare delle nuvole di colore. Lo applichiamo con questo pennello a macchie di leopardo, così che evitiamo che venga tinta unita. Il pennello va scaricato bene, perché non hai bisogno di molto prodotto. Così eviti anche che coli. Certo. Inizia con una prima nuvola e incrocia le passate. Il gesto deve essere un po' zen. Fammelo vedere questo gesto zen. Ecco, così. Ok, ok per lo zen. Ok, ora ti sposti e fai un'altra macchia. O nuvola. Potete fare nuvole di diverse dimensioni. Una volta fatte, le sfumate per non avere contorni troppo netti. Poi riempite le parti mancanti sovrapponendovi a quelle già asciutte. L'importante è tirare sempre un po' il prodotto. Va sfumato in continuazione. Meno netta l'applicazione, più sarà bello l'effetto finale. In effetti, se il pennello è più scarico, è più facile fare la macchia sfumata. Ogni tanto ti fermi, guarda l'effetto, così poi bilanci le macchie. Ok. È molto creativa come stesura. Devo dirti che mi piace un sacco. Sì, ma deve esserci anche una certa logica. Per esempio, mi sposto dove il colore è già asciutto per non avere uno stacco troppo netto. Muoviti a pezzi. È una composizione che deve essere bilanciata. Sì. Dopo 2 ore passi la seconda mano diluita al 20%. Senti, ma per la seconda mano devo andare sempre seguendo le stesse macchie o posso andare random? Io ti consiglio di creare una nuova composizione, così l'effetto sarà più bello. Ok. Ma l'altra tecnica qual era? Stendi semplicemente 2 mani a rullo o a pennello, senza diluizione, o diluendo fino al 10% per un effetto lievemente velato. Otterrai una parete a tinta piena, quindi più omogenea. Beh, ti dirò, mi sembrano belle entrambe. Abbiamo finito? Potremmo applicare un consolidante, una microemulsione che dà una protezione in più contro le macchie e quindi lo rende molto più lavabile. Per questo lo consigliamo in bagno e in cucina oppure sui mobili. Però toglie un po' l'effetto traspirante che è proprio quello della calce. Quindi, visto che siamo in un living, abbiamo finito. Ta-dan! E questo è il risultato finale. La pittura a calce si adatta a stili differenti. Potete personalizzare le pareti di ogni stanza ed è perfetta per il restyling dei mobili. Potete applicarla in un living o in una zona studio, in un bagno perché lascia respirare i muri o in cucina per creare una superficie compatta e resistente, oppure nelle stanze da letto perché previene la formazione di muffe e batteri. Questo corso termina qui. Speriamo che la pittura decorativa a calce vi abbia conquistato. Divertitevi ad applicarla e soprattutto via libera la fantasia. Ringrazio Matilde che ci ha aiutato con questo progetto e vi do appuntamento al prossimo corso online, sempre qui, nell'Eroa Merlin Lab. Ciao!
Oggi ho imparato che la pittura a calce si stende con un pennello e che quindi possiamo riuscirci tutti. Che puoi sbizzarrirti con l'applicazione, visto che si tratta di una pittura decorativa, quindi il risultato sarà sempre bello, che come sempre fai da te è divertente e rilassante e vedere il risultato finito ti riempie di soddisfazione. Quindi grazie a Leroy Merlin per avermi insegnato anche questa volta qualcosa di nuovo.